Si è aperta alla presenza del ministro della difesa Roberta Pinotti la tradizionale cerimonia di giuramento degli allievi del 227esimo corso dell'Annunziatella in piazza Plebiscito, in concomitanza con l'anniversario della fondazione della scuola militare dell'esercito. Alla manifestazione, che ha visto lo schieramento di un reparto in armi in uniforme storica, hanno partecipato anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ed il capo di stato maggiore dell'esercito Claudio Graziano. Alla parata del reggimento è seguita quella degli ex allievi della scuola Annunziatella, giunti da ogni parte d'Italia per testimoniare affetto e vicinanza all'Istituto di Formazione dell'Esercito. Dopo la cerimonia a Palazzo Salerno è stato firmato un protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa, Ministero degli Interni, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli per l'ampliamento e il potenziamento degli immobili in uso alla Scuola Annunziatella, al Comune e al Quarto Reparto Mobile della Polizia di Stato. L'accordo, che prevede tra l'altro la cessione della caserma Bixio all'Annunziatella, rientra nel processo di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Questa è un'occasione sia per l'Annunziatella di allargarsi, sia per la Polizia di Stato, perché la caserma individuata avrà una migliore accessibilità, potrà quindi migliorare, diciamo, i locali anche della Polizia di Stato, e anche un modo ovviamente per risparmiare, quindi in questo cambio fra Comune, Ministero della Difesa, Ministero degli Interni, superiamo dei fitti passivi, valorizziamo dei beni e diamo un spazio nuovo e importante all'Annunziatella, che è già importantissima per l'Italia, ma io spero possa diventare formativa e importante per tutta l'Europa. Entro il 28 febbraio ci sono i tempi per avere il progetto. C'è stata una disponibilità da parte del Presidente della Regione a cercare fondi strutturali da questo punto di vista, quindi questi sono i tempi del protocollo, ma essere arrivati a questa intesa perseguita, mi diceva il Ministro Parisi, da 50 anni, credo che sia veramente un traguardo importante, ecco, un bel compleanno per l'Annunziatella di oggi. Oggi è una giornata storica per la città di Napoli, perché si firma un protocollo che non solo conferma le tradizioni dell'Annunziatella a Napoli, ma le consolida, dando una struttura nuova, più ampia, quindi consolida per sempre il rapporto tra l'Annunziatella e la città di Napoli, tra la più antica scuola militare d'Europa e la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani. Poi è una giornata importante anche per la Polizia di Stato, che avrà una nuova e più confortevole sede. Siamo molto felici che questa tradizione dell'Annunziatella oggi abbia visto un atto istituzionale così rilevante nella città di Napoli.